L'emozione no, però ecco la giusta adrenalina che ti porta comunque quella concentrazione giusta per affrontare una partita importante, perché l'Ostia è una squadra tosta e dobbiamo affrontarla nel modo con cui abbiamo affrontato la Pistoiese. E sicuramente possiamo portarla a casa, però sempre con umiltà. Il primo penso sia la prestazione che abbiamo offerto domenica, e dobbiamo partire da lì e dobbiamo assolutamente non tornare più indietro. Se questo fosse, possiamo veramente vincerle tutte, perché abbiamo affrontato con la mentalità giusta una squadra, la più forte a questo momento del campionato. La seconda è perché io non voglio avere il rammarico nel momento in cui loro fanno dei passi falsi, ecco, io voglio essere subito dietro lì e non voglio avere il rammarico di aver mollato prima. Per adesso hanno 7 punti più di noi, però domenica contiamo di avergli tolto qualche certezza. Noi invece l'abbiamo acquisita e dobbiamo andare avanti così e riuscire a mangiare più punti possibile a questa Pistoiese. Certo, la mentalità, ripeto, deve essere quella di domenica scorsa. Ma non ho ancora deciso niente, ecco, ormai vado, penso, anno per anno, voglio finire questo da giocatore. Certo, l'esperienza che sto facendo a Villaggio Amaranto è veramente positiva, perché, come ho già detto, avere tabula rasa su dei bambini che per la prima volta si approcciano al calcio è bello, perché vedi di settimana in settimana i miglioramenti. Per il mio futuro, ecco, voglio finire questo da giocatore, sperare di riuscire finalmente a vincere questo campionato, e poi ne parlerò con famiglia e con Arezzo.